Per noi pluralismo non è libertà di informazione, è un'altra cosa. Ci abbiamo fatto il QVday, l'ho ricordato in altre occasioni, lo ridico, ma sembra noi continuiamo a usare ricette per scopi che, per cui esistono già altre ricette. Cioè, se puntare alla tutela del lavoro, alla crescita del lavoro all'interno del comparto dell'editoria bisogna fare una legge, vuol dire che tutti gli strumenti per gli altri lavoratori allora non valgono. Esistono già strumenti per tutela del lavoro, applichiamo quelli. Oppure è difficile dire che la politica definisce una legge a sostegno di un apparato che dovrebbe criticare anche la politica, là dove sia libero. Certamente che se un settore viene foraggiato dalla politica difficilmente ne farà la critica. Sarà più in difficoltà a farla, questo è il punto. L'informazione di per sé è un baluardo della democrazia solo quando è libera e ha le mani totalmente libere. Chi è dipendente, dipende da fondi che la politica eroga, a mio avviso non è affatto libero. Non è affatto libero e la libertà di stampa è un valore assoluto per la formazione dell'opinione pubblica, per l'informazione e la divulgazione della verità. Io rilevo, perché da qualche tempo mi leggo parecchie rassegne stampa, rilevo che molto spesso le notizie sono date come degli editoriali più che come delle notizie, quindi mi chiedo come mai la stessa notizia su testate diverse appaia in modo differente. Sono scelte redazionali che ognuno ritiene di fare, però la verità o è verità o è qualcos'altro. Ci sono scelte assolutamente che devono essere assolutamente libere delle redazioni, dei giornali, delle televisioni, e io non entro nel merito di queste scelte, ma come cittadino e fruitore di queste notizie una critica la posso fare, la sento di doverla fare. Ho già detto più volte, insomma, l'esperienza reggiana delle campagne elettorali delle regionali, dove la TV locale, quella più seguita, dimenticò che esistevano le elezioni. Non è diede alcuna notizia, questo non è certamente sinonimo di servizio pubblico né di libertà, ma è una TV che ha fatto una scelta e va benissimo, se ne prende atto, ma poi si stabilisce qual è la credibilità di quell'ente, di quell'organo informativo. Oggi c'è la crisi nella carta stampata, come qualcuno in tempi non sospetti disse, ma venne additato come un visionario, che la stampa, così come la conosciamo, aveva i giorni contati e che la rete l'avrebbe sostituita. Oggi stiamo rilevando esattamente questo e effettivamente è vero, quando le notizie arrivano sulla carta, sulla rete sono già vecchie. Lo stesso vale per le televisioni molto spesso, le notizie arrivano molto prima in rete perché sono quasi in tempo reale. Si punta sul lavoro su questa legge qui, ma secondo me si punta ad altro, a mio avviso, si punta a fare in modo che le redazioni siano comunque benevole verso chi gli elargisce fondi. Fondi che non sono ovviamente declinati in questa legge, perché per il reddito di solidarietà si blindano gli importi delle persone che sono in sofferenza, ma qui invece si dà spazio alla possibilità anche di avere importi differenti a seconda della disponibilità di bilancio. Sono scelte della politica, sono scelte del PD di questa regione, certamente differenti da quelle che avremmo fatto noi. A mio avviso, quindi, la libertà non può esistere se c'è un mercato dell'informazione, passatemi il termine, drogato dal soldo pubblico, a volte anche dal soldo privato, tra virgolette, quando è sostanzialmente predominante sulla libertà editoriale delle varie redazioni giornalistico-televisive. C'è delle regole di bilanciamento che andrebbero fatte, ma qui non si affrontano un discorso di bilanciamento del potere, tra virgolette, di
così essere convinti a non essere troppo cattivi quando la politica poi fa cose che non dovrebbe fare e la stampa ne dovrebbe dare notizia. Noi riteniamo che questo tipo di interventi ormai abbia fatto il suo tempo. La libertà di informazione in Italia non gode di ottima salute, ma questo lo sappiamo da tempo e questo certamente non è un atto che ne dà maggiore credibilità. La credibilità si misura sul mercato, si misura commettendoci la faccia e vedendo quello che si riesce a raccogliere come credibilità in funzione del lavoro che si fa. Uno è credibile nell'informazione quando è super partes, quando dice la verità, quando non guarda in faccia nessuno, e credo che con questo tipo di azioni, come succede anche a livello nazionale, anche a livello locale, non si stia alimentando affatto la libertà di informazione, si stia alimentando una pluralità che di fatto sarà riconoscente a chi elargirà loro dei fondi che gli permetterà di fare anche innovazione, anche investimenti, certo, ma oggi se hanno bisogno di questi fondi per fare innovazione e investimenti è perché in passato non hanno fatto quell'operazione di credibilità che li avrebbe resi più forti e seguiti da un'utenza che avrebbe fatto abbonamenti, avrebbe fatto quel tipo di investimento, tra virgolette, diffuso, che grazie solo agli abbonamenti può essere sostenuto e grazie a quelli può essere reso credibile una testata giornalistica piuttosto che una televisione, vendendola a spazi pubblicitari perché è molto vista. Una televisione molto vista se dice la verità e se è appetibile, se non dice la verità ed è palesemente faziosa, la gente se ne accorge e dopo un po' smette di seguirla. Lo stesso vale per la stampa. Lo stesso vale per la stampa. Mi piacerebbe vedere qual è l'andazzo degli abbonamenti delle testate giornalistiche locali al di fuori degli apparati istituzionali, tra i cittadini, perché negli apparati istituzionali gli abbonamenti si fanno anche per avere le rassegne stampa. È al di fuori di esso che bisogna misurare la qualità di una testata giornalistica. Fornire denaro per garantire il lavoro, direi che possiamo cominciare a fare una legge anche sui metalmeccanici, una legge sui piastrellisti, uno sui pittori, un altro. Ogni categoria ha una valenza importantissima a livello regionale. Questo è un baluardo, la parte editoriale è un baluardo della democrazia se l'informazione è un'informazione che non ha da chiedere, dire grazie a nessuno. Ed ha le mani libere, se deve dire grazie a qualcuno le mani libere non le ha e quindi questa non è libertà di informazione, ma è sudditanza. Grazie.